Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Game Princess. Io sono Carlotta, ci troviamo all'interno dello stand di Ubisoft direttamente dalle 3 2017 di Los Angeles. Oggi voglio parlarvi di Far Cry 5 perché ho avuto modo di provarlo. È un Far Cry molto molto diverso, come avete potuto vedere dai trailer rilasciati prima delle 3. Far Cry molto diverso perché se nel quarto era tutto ambientato nell'Himalaya, questa volta invece saremo ambientati in una cittadina fittizia del Montana chiamata Hope County, dove vige la legge di un predicatore. Quindi il nostro compito sarà quello di eliminare il predicatore, eliminare tutti quelli che seguono il predicatore per riportare la pace. Qui ho avuto modo di provare ben 3 missioni di Far Cry 5. Nella prima dovevo praticamente fare quello che vedevamo già nei precedenti capitoli, cioè liberare un avamposto. Anche se facendo 2 chiacchiere con uno degli sviluppatori mi è stato detto che in realtà non sarà proprio come è stato nei capitoli precedenti, cioè gli avamposti, ma il nostro intento si concentrerà più sui gruppi di persone. Infatti all'inizio di ogni missione viene identificato il nome della città e il numero di cittadini presenti. Ma le dinamiche, diciamo che nel gameplay in sé per sé, erano estremamente simili ai capitoli precedenti, con un'unica grande differenza. Prima di iniziare possiamo scegliere uno fra 3 alleati disponibili. Il primo è Ryan, è ottimo pilota che è importante perché può darci una mano dall'alto. E il secondo è Grace, cecchino che per quel che mi riguarda è stata fondamentale in determinate missioni. E il terzo, Boomer, il cane che dovremo dare gli ordini e attaccare i vari nemici. Come ho detto, io ho scelto Grace. La missione è iniziata e ahimè ho sbagliato tasto, quindi è successo che ho lanciato una granata e mi hanno scoperto tutti immediatamente, quindi sono arrivate orde di nemici che mi hanno attaccata. Fortunatamente ce la siamo cavata abbastanza bene. Eliminati tutti i nemici vedremo proprio l'animazione della ricostruzione della città, e uno dei punti cardini di ogni avamposto, anche se non possono essere definiti così, è il bar all'interno del quale prenderemo delle missioni dalla ragazza bionda che avete visto all'interno del trailer rilasciato. La ragazza infatti ci ha dato la seconda missione che dovevamo fare. Dovevamo infatti aiutare un nostro alleato caduto dall'elicottero e caduto all'interno di un avamposto nemico. Dovevamo infatti arrivare lì e dover eliminare tutti quanti i nemici. Una volta eliminati i nemici passavamo direttamente alla terza missione, probabilmente la più divertente perché a pochissimi metri di distanza infatti potevamo prendere il controllo di un elicottero. Infatti abbiamo avuto modo di poter pilotare un elicottero e renderci conto di quanto sarà divertente poter pilotare i vari veicoli, perché l'elicottero non ne sarà l'unico. Il nostro obiettivo però, una volta preso l'elicottero, era quello di eliminare determinati punti nemici per indebolire quello che è il gruppo dei religiosi. Con l'elicottero infatti era possibile sparare sia davanti, ma avere anche la possibilità, premendo il tasto L2, di avere una telecamera che ci permetteva di vedere dal basso, in modo da poter mirare i vari avamposti nemici. L'impressione è stata di Far Cry 5 assolutamente eccellente, e vi dico che una delle cose che vi rimarrà sicuramente impressa è l'atmosfera, come è stato anche nei precedenti capitoli. In questo caso, quando entreremo all'interno dei vari veicoli, partirà una musica country assolutamente divertente e perfetta per l'atmosfera. Il feeling delle armi, come al solito, è eccellente, idem per i veicoli. L'impressione quindi è stata più che ottima. Non ci resta quindi che attendere. In realtà non dovremo attendere tanto perché Far Cry 5 uscirà a febbraio 2018. Per questo video è tutto, io vi ringrazio per avermi seguita. Se volete avere tutti gli aggiornamenti su questo E3 2017, seguite il canale di YouTube, seguite il nostro sito. Fate i bravi, ciao!